La Creative Commons Zero e che cosa implica rilasciare dati in pubblico dominio? CC0 è un ulteriore strumento messo a disposizione da Creative Commons. Abbiamo detto che ci sono 6 licenze, ma questo è appunto uno strumento un po' diverso. Perché? Perché la licenza tecnicamente è, come dice la parola stessa, perché dal latino licere, è un'autorizzazione, cioè il titolare dei diritti ha comunque i diritti, dichiara di averli e di volerli ancora esercitare. E ci sta dando delle autorizzazioni, a volte molto libere, quindi tante autorizzazioni, ma che sono sempre condizionate al rispetto del diritto d'autore, quindi al rispetto delle condizioni che il titolare dei diritti sta dando attraverso la licenza. La CC0 è detta waiver in inglese, cioè atto di rinuncia sarebbe, una sorta di liberatoria, ma qualcosa di ancora più potente di quella che noi in Europa chiamiamo liberatoria dei diritti. Perché? Perché è un atto di rinuncia totale e definitivo all'esercizio del diritto d'autore. È come, paradossalmente, se l'autore dichiarasse di essere già morto da più di 70 anni. Passatemi la battuta, però almeno rende l'idea. In questo modo l'utente, apponendo questa dichiarazione, questo waiver alla sua opera, se voi andate a leggere il testo poi lo capite, sta dichiarando di non voler più da quel momento esercitare nessun diritto d'autore su quest'opera. Quindi è un passo ancora più libero, ancora più radicale rispetto all'utilizzo di una delle 6 licenze Creative Commons. Perché? Perché è come, io lo chiamo rilascio in pubblico dominio, in una sorta di pubblico dominio artificiale, perché il vero pubblico dominio arriva solo quando sono scaduti tutti i diritti e quindi sono passati i famosi 70 anni dalla morte dell'autore, oppure i 15 anni dalla pubblicazione di un dataset per quanto riguarda il diritto sui generis. Però in questo caso l'utente è ancora in vita, c'è ancora comunque un ente che detiene un diritto d'autore o sui generis sul dataset, però per sua scelta decide di liberarsene prima, di rilasciare liberamente l'opera. Questa ha una potenzialità mostruosa, perché da quel momento chiunque può farne qualsiasi uso con massima libertà e senza doversi preoccupare di dover nemmeno rendere attribuzione al titolare dei diritti. È una scelta che alcune pubbliche amministrazioni hanno fatto. È una scelta che non fa altro che ripercorrere quello che in alcuni ordinamenti giuridici già avviene per legge, cioè che i dati e i contenuti delle pubbliche amministrazioni in alcuni casi sono già di per sé in pubblico dominio. È un po' quello che avviene da noi con il famoso open by default, però appunto lì è la scelta del titolare dei diritti di rinunciare ai diritti che fa scattare il tutto. Quindi è un'altra opzione, consideratela e prendetela.